Mister, si è sgolato ma è rimasto da pena. Sì, sì, no, abbiamo fatto molto bene per... Ha sentito un tono di voce meraviglioso, con Sanremo. Non volontario musicalmente da Sanremo, però... sì, abbiamo fatto molto bene, secondo me, fino al 70-75esimo. Dopo un po' i giocatori che erano diffidati, un po' eravamo stanchi, abbiamo allentato e abbiamo preso gol. Abbiamo rischiato già in un'altra occasione dove era stato bravo Nordi, però abbiamo fatto una bellissima. Però prendere gol 3-6-1 è dura. No, sì, poi pallatore sicuramente. Però abbiamo fatto una bellissima partita. Cosa chiedeva Mora sul calcio d'angolo di diverso di entrare sempre? No, di marcare il loro giocatore che era la linea dell'aria. Era l'unico che poteva. Perché sono 2-3 volte, cioè 2 angoli di fila e non l'ha fatto. Ora è un buon arrivo. Qual è il risultato quando è partito sulla faccia? Non ho capito. L'ha anche insultato, anche gridato contro quando è partito l'avversario, perché lui è rimasto con il braccio con 7 e l'ha fatto passare nella sua parte. Sì, sì, però anche lui secondo me ha giocato una bellissima partita. Ci sta che negli ultimi minuti erano tutti un po' più stanchi, soprattutto l'adrenalina era scesa perché la partita l'avevamo chiusa. Anche i giocatori che erano diffidati, ne avevamo parecchi, evitavano qualsiasi tipo di contatto per non rischiare di essere ammoniti. Comunque è una bella soddisfazione perché il timore era quello di segnare, di realizzare, cioè, stasera invece va tutto bene. Sì, sì, no, abbiamo creato tanto, abbiamo fatto gol, nel primo quarto d'ora abbiamo creato molto e poi nel secondo tempo abbiamo anche fatto 2 bellissimi gol. Non guasta, però. Mister, anche se per una notte è primo posto, questo dà un po' di pressione agli avversari a chi deve giocare domani. Ma speriamo che perdano tutte e due, se non male. Tutte e tre non possono perdere. No, è passato adesso dopo, vediamo. Il portale che perdono Pavia e Novara domani. Andiamo a casa oggi contenti e domani vediamo qual è il risultato. Molto positivo rientro di Cavalli. Sì, sì, allora. Buonissima partita, ci è mancato nel giro dell'andata perché è un giocatore forte, l'anno scorso ha fatto la differenza. E oggi ha giocato molto bene, è tornato dall'infortunio, ha sofferto tanto sicuramente dal suo punto di vista star fuori, però sapevo che si sarebbe fatto trovare pronto, lo ha fatto, sarà molto utile come tutti gli altri partiti. Esatto. Un'ultima cosa, tornato al 3-5-2 per quale motivo? Perché è un modulo che conosciamo, che conoscete meglio, perché c'era un'emergenza in difesa, un'assenza in difesa? Perché secondo me affrontavamo una squadra che potevamo mettere in difficoltà soprattutto sugli esterni, con Vito Francesco e Mora, infatti abbiamo fatto tantissimi cross. E il 3-5-2 da quel punto di vista ci dà grandi possibilità. Noi abbiamo due modi di giocare, a seconda un po' dell'avversario, a seconda della condizione di forma dei giocatori che abbiamo, li mettiamo in campo. 3-5-2 è come quando uno torna a casa, sta sempre la mamma quella che mette sulla tavola, c'è sempre un piatto di pasta. Come no, ma sei capito, cioè, immaginavamo. Sono uno dei pochi fan, da solo. Uno dei pochi? Fan del 3-5-2. Grazie. Grazie.